un buon pomeriggio dal Palazzo Augusto del Geo Village di Olbia per la penultima giornata della Serie A2 di volley. Si affrontano la P2P Givova Baronissi e le locali della Startel Ermea Olbia in uno scontro salvezza importantissimo in ottica pool retrocessione. Le due squadre sono sul parquet del Palazzo Augusto alla ricerca di tre punti che ne valgono sei. Queste le formazioni che sono scese in campo. La Givova Baronissi avrà come alzatrice schiera la Alessandra Dascalù, Agnese Ceconello e Marilyn Strobe centrali, Aressia Arcipetre come schiacciatrice, a palleggiare Stefania Dall'Igna, una delle migliori nel ruolo del girone, e poi a completare il roster Daniela Ginanneschi. Libero sarà Martina Ferrara. L'Ermea Olbia in cerottatissima risponde con Barbara Barciottrini al palleggio, sarà Taie centrale, opposto sarà Emanuela Fiore, schiacciatrici Chiara Delia e Ilaria Maruotti, centrale Jenny Barazza, il libero il nuovo acquisto Giulia Modena, assente Pesanti nelle file dell'Ermea, mancano per infortunio De Gorte, Spadula e Giometti, e anche Olesia Nicoleva, che è stata tagliata dalla società negli ultimi giorni e sarà sostituita dalla capitano della nazionale portoghese Marta Arts. Partiti, è la prima battuta del match e Fiore viene contratta dalla difesa ospite. C'è il tentativo del Baronissi che va a segno con il numero 8. 1-0 Baronissi. Alla battuta Stefania Dall'Igna, Barazza, ancora Murata, Dall'Igna ad alzare per la conclusione out del Baronissi e del primo punto per l'Ermea, 1-1. Partita che si annuncia combattutissima, le due squadre saranno sicuramente impegnate nella pool salvezza e i punti e porteranno quindi in quella fase del campionato i punti conquistati negli scontri diretti, e quindi questo, che uno scontro diretto vale veramente tantissimo. Al servizio Sara Taglie, ancora una volta da quella parte Baronissi, il salvataggio da parte di Modena che ora è costretta a rimetterla dall'altra parte, ancora sempre a sinistra Baronissi, ottimo l'intervento di Taglie e poi il tentativo da parte dell'Ermea, e c'è ancora la splendida difesa da parte di Baciottini, combattutissimo questo scambio, la conclusione out e il secondo punto per Baronissi. Grande difesa delle ragazze di Michelangelo Anile, che hanno salvato almeno tre situazioni intricate riuscendo a portare a casa un punto preziosissimo che vuol dire sorpasso. 2-1 per l'Ermea in questo inizio, già veramente allarma bianca tra le due squadre. Va a servire ancora Sara Taglie. Battuta out, 2-2. Cambio palla regalato alla formazione ospite, che va alla battuta con Daniela Ginanneschi. E c'è Fiore con un pallonetto che viene intuito dalla difesa avversaria, poi il muro che contra la conclusione ospite, poi c'è il tentativo da parte di Delia che torna nel suo ruolo abituale con l'arrivo della Modena. Ancora si combatte e questa volta Baronissi riesce a mettere a terra la palla con la francese Alessandra Dascalù, e Ginanneschi va quindi dopo il nuovo sorpasso a servire per le campane di Baronissi, allenate da Dino Guadalupi. Ancora Baciottini per Delia, conclusione di Delia che non va a segno, ottima la difesa di Baciottini, la palla va dall'altra parte, può ricostruire Baronissi, la conclusione è out e siamo tre pari. Ancora di gran livello la difesa delle ragazze di Michelangelo Anile, tre pari, partita che si annuncia
appassionante, la capitana, l'inossidabile Jenny Barazza alla battuta. Palla angolata, ancora un buon salvataggio di Taillé, ancora Delia, murata Delia da Scalù, e quindi è di nuovo avanti Baronissi 4-3. Al servizio la numero 6, Agnese Cecconello, ex Ermea. L'errore di Cecconello, 4 pari. Bilancia in perfetto equilibrio in questo avvio del match salvezza. Ed ecco la bomber di casa Emanuela Fiore. La sua jump purtroppo sbagliata, e quindi nuovo vantaggio per Baronissi, che va a condurre sul 5-4, ed è Alexandra Dascalù. Ottima la Modena, Delia è costretta a rigiocarla. Tentativo centrale, ottima la copertura della Modena, ancora centralmente Taillé non riesce a mettere la palla a terra, si combatte ancora e poi arriva la seconda linea, Maruotti, e siamo 5 pari. Esplode il pubblico del Geo Village per questa prodezza della Maruotti dalla seconda linea. L'Ermea c'è, va a servire Delia. Insidiosa la battuta della Delia, Baronissi è costretta a rimandarla lì, ottima opportunità per il sorpasso, la palla per Taillé, alzata un po' imprecisa della Bacciottini, e quindi ancora 6-5 per Baronissi. Alessia Arciprete alla battuta per la formazione campana, sbaglia nettamente anche l'Arciprete, siamo 6 pari. Tensione in campo, la posta in palio è elevatissima, Sara Taillé per le galluresi per cercare un nuovo vantaggio. La conclusione out da parte di Marilyn Strobe, ed è sorpasso Armea 7-6. Continua altalena il punteggio in questa fase iniziale della sfida. Ancora Sara Taillé, la palla molto angolata, si salvano le ospiti e vanno a segno con la Gina Anneschi. 7 pari, va la battuta Marilyn Strobe. Ancora Maruotti, il muro che ribatte, Elia che rimette e poi va a concludere, non la mette giù, e quindi centralmente questa volta entra la Cecconello, e riporta avanti Baronissi 8-7, va a servire Marilyn Strobe alla seconda battuta consecutiva. Buona la ricezione da seconda linea, poi ancora il pallonetto beffardo della Gina Anneschi, ed è il primo doppio vantaggio del pomeriggio, Baronissi 9, Ermea 7. Ancora Strobe, palla out, 9-8. Regalo infiocchettato per l'Ermea, che può quindi cercare il pari con Barbara Bacciottini, che gioca con una vistosa fasciatura alla coscia destra, come potete ben vedere. La battuta di Bacciottini, la palla è out, e quindi l'alzatrice di casa restituisce il favore
Baronissi 10, Ermea 8. Baciottini con una mano, Barazza non riesce in precario equilibrio a fare il punto, poi c'è il muro, ancora giocano le campane e che la mettono in diagonale, imparabile. Alessandra Dascalù, protagonista di questa prima fase, già tre i punti messi a segno dalla schiacciatrice francese, 11-8. Baronissi che tenta di scappare, Ermea che deve rimanere attaccata al set. La ricezione di Modena, Barazza, ancora Baronissi che riesce a porsi sul 12-8 e Michelangelo Anile è costretto probabilmente al primo time out. Vedremo se sarà così. Time out Ermea. Baronissi ha scavato un solco di 4 punti. Si è andati avanti fino al 7 pari. Si è andati avanti fino al 7 pari. In assoluto equilibrio e poi Baronissi è scappata via. Adesso Michelangelo Anile cerca di arginare questo tentativo di fuga della formazione di Dino Guadalupi, che ha trovato nella Dascalù e nella Gina Anneschi delle bocche da fuoco molto efficienti. Si rientra in campo, Ermea che non riesce a attaccare in maniera fluida. Adesso si ripartirà con Alessia Arciprete al servizio. Ed è il punto firmato Taillé, 12-9, esce bene dal time out l'Ermea. Al servizio Ilaria Maruotti. Ilaria Maruotti. Out anche Ilaria, troppi errori in battuta, sono regali che non si devono fare, sono già 5 gli errori in battuta delle padrone di casa. Quasi metà dei punti messa a segno da Baronissi che va adesso a servire sul 13-9 con la Gina Anneschi. Modena, Baciottini, Fiore, ancora contratta Fiore, da questa parte è buona la conclusione della Dascalù. 14-9, va via Baronissi. Ancora Gina Anneschi, Modena, Baciottini, Fiore, e questa volta va a segno Fiore, la leonessa delle biancazzurre. 14-10, vediamo se sarà questa prodezza della Fiore arriverà una scossa per avvicinare nel punteggio le ospiti. Alla battuta Jenny Barazza, palla out, leggermente out, sesto errore in battuta, troppi gli errori obiettivamente in battuta da parte delle ragazze di Michelangelo Anile. 15-10 per Baronissi che non può far altro che ringraziare. C'è Conello, Modena, Baciottini, Taillé, Murata, ottima Modena in difesa, c'è adesso Fiore un po' staccata, il recupero della difesa ospite da quella parte, tentativo di pallonetto, buona la copertura di Delia, ancora Fiore che non riesce a inquadrare il rettangolo di gioco, la mette out e quindi siamo 16-10, punteggio già preoccupante, secondo time out a cui è costretto Michelangelo Anile. Set che sta dopo un inizio con molto combattuto si sta gradatamente mettendo dalla parte del Baronissi, che costruisce con maggior linearità e trova quindi sbocchi più efficaci in attacco, mentre l'Ermea soltanto un paio di volte è riuscita a portare palloni ben giocabili sulle mani delle proprie schiacciatrici. La palla adesso è ancora per Agnese Cecconello.
Michelangelo Nile incita le sue ragazze, c'è Conello, la ricezione di Modena, ancora Baciottini per Fiore, il pallonetto di Fiore che va a punto, 16-11. Emanuela ora va al servizio. Al servizio Emanuela Fiore. Buon senso di Emanuele dell'Ace, 16-12, ci vuole lei, ci vuole la sua grinta, la sua forza d'animo per rialzare le quotazioni di un'Armea in difficoltà in questo primo set. Ancora Emanuela Fiore da sinistra. E questa volta la traiettoria è errata. Settima battuta sbagliata dalle Olbiesi su 17 punti. Alexandra Dascalù alla battuta. Ottimo il bagger di Modena. Fiore da seconda linea, un altro punto. 17-13. Inizia a mulinare Emanuela Fiore. 17-13. La Delia. Buono il servizio. Ma la Dalligna sorprende la difesa di casa. La mette nei 3 metri, 18-13. Alessia Arciprete va a battere. Ancora 5 punti di stacco. Arciprete, il servizio lungo, l'ottimo salvataggio di Modena, Maruotti, la palla recuperata dal Baronissi, ancora da quella parte, il tentativo contratto dalla Fiore e poi c'è ancora Maruotti, non passa, punto che si prolunga fino a quando la Ginanneschi non mette il mirino nell'angolino dei 3 metri di casa, 19-13, meno 6 per l'Armea. Baciottini, ancora Fiore, costretto a un pallonetto, ancora Ginanneschi, pallonetto, Fiore salva, Baciottini da questa parte per Maruotti, buona la conclusione di Maruotti, 19-14, prova a rialzarsi l'Armea, buona la parabola di Baciottini per Maruotti che non ha perdonato, sarà Taglia adesso per mantenere accesa la fiammella in questo primo set. Buono il servizio. Strobbe. Sfrutta tutta la sua lunghezza. 20-14 a 5 punti dal set. Un Baronissi veramente pratico. Non ha concesso nulla all'Armea. Baciottini. Fiore da tutte le parti, Murata, poi la palla carambola sull'avambraccio di Jenny Barazza e termina fuori il 21esimo punto, 21-14, primo set che ha preso la strada della provincia di Salerno, ancora Marini Strobbe. Baciottini, la prodezza dell'alzatrice di casa, 21-15. Vediamo se l'Armea troverà continuità. Ancora Baciottini. Ottima Modena. Buono l'esordio del libero. Ancora Fiore che non passa. Pallonetto salvato ancora dall'onnipresente Fiore. Da questa parte c'è Maruotti. Il tentativo. Ancora la conclusione di Dascalù. Baciottini non può opporsi adeguatamente nel 22esimo punto per Baronissi, a cui mancano 3 soli mattoncini per mettere a segno il primo set. Taglie
Baciottini, Barazza. A volte il volley è così semplice. 22-16. Maruotti. Ginnaneschi, salva Taillé, alza Modena, Delia non riesce a metterla giù, da questa parte ancora Ginnaneschi e c'è l'invasione da parte di Delia, ingenuità da parte della numero 12 di Michelangelo Anile, che regala un punto che poteva essere gallurese, 23-16. Ginnaneschi, Delia, Baciottini, Barazza, ancora una volta per vie centrali, passa l'Ermea, 23-17. Rientra Traie per Modena per l'azione d'attacco. Jenny Barazza alla battuta. La palla è buona. La deve rimettere dall'altra parte la Baciottini. L'alzata è da linea. Il salvataggio di Taillé, quello di Barazza. Lotta l'Ermea, Fiore. La conclusione è buona. 23-18. Trova coraggio e compattezza l'Ermea. Le ragazze si abbracciano a centro parquet. 23-18. Due salvataggi miracolosi prima della bomba di Emanuela Fiore. Adesso Barazza. Ma Dascalù non ha cuore, la mette dall'altra parte. Set ball, Baronissi, nelle mani di Agnese Cecconello, che è passata la sua carriera qua ad Olbia. 24-18. Delia, Fiore. Fiore salva, Modena alza, Delia, pallonetto corto, centralmente ancora, e Strobbe mette a segno il 25esimo punto, primo set, 25-18 Baronissi. Ci fermiamo per uno spot. Adesso l'esibizione dei bambini della scuola. Fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Yoma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e a giusto prezzo. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali: calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.
si ritorna in campo per il secondo set. Aspettiamo la reazione di un Ermea che ha combattuto ad armi pari sino a 6-7 per poi cedere gradatamente, arrendendosi per 25-18 nel primo set. Un Ermea, ricordiamo, incerottatissimo. Mancano De Gorda, Spadura e Giometti, oltre infortunati, oltre a Nicola Eva, che è stata tagliata dalla società presieduta da Gianni Sardi. È stata sostituita da Marta Hust, capitano della nazionale portoghese. Sara Taillé per la partenza della seconda frazione. Ginnaneschi che manda dall'altra parte, è male, doppia evidente, il primo punto è per l'Ermea. Speriamo sia di buon auspicio. Taillé ed è il muro di Barbara Bacciottini, 2-0. Ermea che parte col turbo, imperioso il muro di Barbara Bacciottini che ha coperto in lungolinea. Pascalù di Sasso al servizio, ancora Sara Taillé, la mette bene, ancora Pascalù, ancora Bacciottini, Barazza che non ci arriva. 2-1. Ermea comunque propositiva, presente in questa, in queste primissime battute del secondo set. Ginnaneschi al servizio, l'alzata di Modena per Maruotti, ottima Fiore, Modena in acrobazia, salva una palla molto difficile. La conclusione poi di Arciprete, una bordata che Fiore può soltanto sfiorare, siamo 2-2. Ginnaneschi. Maruotti. Fiore. Ancora Arciprete. Il recupero di Fiore, l'alzata di Bacciottini, Maruotti, ottimo Maruotti, e siamo 3-2. L'Ermea c'è, forza ragazze. Bacciottini riprende fiato, il pubblico di casa. Barbara Bacciottini, la palla è out. Tre pari, troppe battute sbagliate, speriamo che questo trend abbia fine. Va a servire adesso Agnese Cecconello. Modena, Bacciottini, Barazza, out. 4-3. Ancora Cecconello. Modena, Bacciottini, Maruotti. E da quella parte Pascalù continua a imperversare. 5-3, dal 2-0 Ermea al 5-3 Baronissi. Il passo è stato breve, la palla ancora tra le mani di Alessia Cecconello, di Agnese Cecconello. Salva la Delia, l'alzata di Maruotti, Fiore che va a segno, palla difficilissima che Fiore ha trasformato in un punto prezioso. 5-4. Maruotti. Vai Ilaria, palla è buona.
la bordata out da parte di Arles e Arciprete, siamo 5 pari. L'Ermea riaggancia Baronis, è una buonissima notizia. Ilaria Maruotti per provare a mettere il naso davanti. Pascalù e Barazza anticipa Modena senza però impedire il punto campano, 6 a 5 per la P2P Givova Baronissi, che va al servizio con Alexandra Daskalou, la migliore delle sue sicuramente sinora. Ancora Modena molto bene, è ottimo il tentativo angolato, ma il salvataggio di Dall'Igna è veramente superbo. Ancora Baciottini centralmente, troppo basso per Barazza che non può fare i miracoli. 7-5, di nuovo doppio vantaggio Baronissi e ancora Pascalù, Daskalou. Delia, Baciottini, anticipata da Strob, che ha almeno 20 cm di altezza in più, 8-5, scappa di nuovo Baronissi. Daskalou. Ancora Baciottini in difficoltà, 9-5. Time out. Cede nuovamente l'Ermea, corre ai ripari Michelangelo Anile, la Daskalou che fa male anche sotto rete, non è da meno imbattuta e da quando è andata al servizio ha messo a segno 3 punti con servizi che hanno messo in difficoltà la ricezione di casa. Baciottini impossibilitata ad alzare adeguatamente e quindi pallottoliere del Baronissi che aumenta di entità mentre l'Ermea rimane bloccata a 5. Speriamo che questo time out riesca a far girare questo set o almeno iniziare a farlo girare. Ancora Daskalou al servizio, 9-5 per Baronissi. Qua al Palazzo Augusto le campane si sono aggiudicate il primo set per 25-18. Ancora Daskalou. Delia. Daskalou questa volta murata da Jenny Barazza. La capitana a suonare la carica, muro importantissimo su Daskalou, un'autentica mitragliatrice che è stata bloccata da Jenny che ora va a battere, la mette bene, la conclusione ancora il muro, buono il muro da parte di Sara Taillé. Doppio muro, 9-7, Ermea che trova nuova linfa dal time out, due muri. Ancora Jenny, la palla è buona e questa volta passa Daskalou che è il dono dell'ubiquità. 10-7 Alessia Arciprete. Delia, Baciottini, Taillé. Un tema che sta fruttando punti importanti all'Ermea, 10-8. La via centrale è ben praticata dalla Baciottini. Ancora Emanuela Fiore, buona la battuta. Strobbe, la palla rimane dentro.
11-8. Marilyn Straub. Al servizio la numero 7 degli Straub. Maruotti, Baciottini, Taie, il salvataggio di Cecconello e la conclusione ottima. Modena in difesa, Maruotti da seconda linea, ottimo il tentativo che va a segno. 11-9, Ermea che si compatta, De Lia al servizio, vediamo se riusciamo a mettere un altro punticino per avvicinarsi alle ospiti di Baronissi. De Lia può costruire, Taie, il diagonale di Taie, ancora Fiore, Maruotti, muro buono da parte di Ginanneschi. 12-9, era una buona opportunità, va Stefania Dall'Igna a servire. Baciottini, questa volta la difesa doppia si salva, Dall'Igna da seconda linea, out, 12-10. Arciprete ha alzato troppo la mira, 12-10. Taie per tentare un nuovo riavvicinamento, è la fase cruciale di questo set. Taie commette un errore grave in questo momento, sicuramente. 13-10, si dispera Taie. Ginanneschi, De Lia imprecisa, Modena salva, ma Maruotti deve mandare dall'altra parte, ancora Modena in evidenza. Baciottini per Fiore, la bomba di Fiore, 13-11, l'urlo liberatorio, l'Ermea rimane attaccata al set. Baciottini ancora per alimentare le speranze biancazzurre. Ancora out, non è possibile, 14-11, regali a gogo per il Baronissi. 14. Cecconello, prodezze vanificate da questi errori in battuta. De Lia questa volta bene per Baciottini, Barazza, non ci arriva il capitano, 15-11, va di nuovo via Baronissi. 15-11 Baronissi. Ora c'è Conello. De Lia, Baciottini, Fiore. Murata Fiore, ricostruisce la giocatrice di Priverno. E poi Maruotti, ottimo! L'intervento d'esperienza di Maruotti, 12-15. Quanta fatica per l'Ermea che comunque riesce ad andare su nel punteggio, 12-15, Maruotti, mettiamo questa palla dentro, così è, ma Dascalù entra con estrema facilità e va ora a servire e a cercare di far male come è successo prima dalla battuta. 16-12, buono Modena. Fiore, grandissima palla di Fiore, una magia di Emanuela per il 16-13, ha beffato il muro a 3. Jenny Barazza, ancora c'è
grande possibilità di rientrare in questo set. Jenny, Strobbe, Maruotti non ci arriva. 17-13. 17-13 Baronissimo. Alessia Arciprete al servizio. Si avvicina alla parte finale del set. Ermea sotto di 4. Delia nettamente fuori la conclusione. E siamo 13-18. E Michelangelo Anile chiama time out. Situazione che si fa veramente complicata dopo il 18-25 del primo set. Siamo 13-18. Ermea che soffre sulla battuta delle giocatrici campane. Per la Baciottini è sempre molto difficile organizzare un'azione d'attacco che possa portare punti alla squadra del presidente Sarpi, che osserva la parlata di Michelangelo Anile. Prova l'ultima trincea in questo secondo set la Sartel, sotto di 5. 18-13 non passa Taillé. Strobbe va manda fuori. 18-14. Poco bella da vedere dal punto di vista tecnico la Strobbe, che però è molto efficace questa volta. Ha sbagliato comunque la sua conclusione. 18-14 Emanuela Fiore. Ed è l'astuzia della Dall'Igna ad avere la meglio sotto rete. 19-14, impossibilitata ad alzare. Con la mano sinistra ha beffato il muro di casa. Va Marini Strobbe alla battuta. Fiore costretta ad alzare di bagher per Delia che non passa. E il muro da parte di Sara Taillé. Ermea che rimane attaccata con le unghie a questa frazione. 19-15. Ma ci vuole continuità. Delia. Al servizio Chiara Delia. Gina Anneschi. 20-15. Con grande tranquillità firma il 20° punto dei suoi colori. 20-15 va a servizio. Modena riceve, Baciottini alza e Fiore da seconda linea manda out. 21-15, meno 6. Fiore guarda con disperazione il tabellone. Modena ancora Fiore. Gina Anneschi, 22-15. E anche questo set ha preso una brutta piega per le ragazze di Michelangelo Anile, che iniziano a mostrare i fisi non sicuramente da ragazze pugnacci. La palla ancora di Gina Anneschi che scaraventa su Emanuela Fiore. 23-15. Mentalmente in calo le ragazze di Michelangelo Anile, che stanno adesso subendo lo strapotere fisico di Baronissi. Taillé. Ed è ancora appunto per Baronissi che veleggia verso il secondo set. 24-15. Servizio ancora al numero 13 da Lille. 9 set ball.
Stefani rallinea a servizio. Ancora Marotti in difficoltà e subisce il muro che consegna anche il secondo set alle ospiti in maniera molto più netta, 25-15. E adesso è il tempo di un altro spot. Dalla cinquantennale esperienza di Commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimomannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. IT è una realtà tra le più versatili del panorama nazionale dell'ingegneria delle telecomunicazioni. L'azienda, sorta a Cagliari nel 2002, vanta uno staff tecnico di prim'ordine per la realizzazione diretta della rete di telecomunicazioni e di ogni tipo di progetto integrato multisettoriale. IT offre ogni tipo di soluzione e servizio nel campo del project management, realizzazione e collaudo, assistenza e manutenzione. IT, esperienza trentennale al servizio della nostra vita digitale. E siamo di nuovo in campo per il terzo set. Aspettiamo una reazione di carattere dell'Ermea, che nella seconda parte del secondo set ha ceduto nettamente dal punto di vista mentale, lasciando via libera a Baronissi, che si è aggiudicata la seconda partita per 25-15 dopo aver portato a casa la prima a 18, e adesso va a servire con la sua palleggiatrice Stefania Dall'Igna, e c'è l'errore della Dall'Igna. Finalmente un errore in battuta delle ospiti. Marotti, Marotti.
l'errore anche della Marutti. Sono queste sfumature che poi alla fine fanno la differenza. Gina Annesca la battuta. La palla controllata dalla Modena. Barazza centralmente, si salva Baronissi. Fiore va a segno, 2-1. Va a sentire Gianni Barazza. 2-1, forza ragazze. C'è ancora tempo per rimettere in piedi il match. Barazza. Buona Marotti in difesa, baciottini di Bagher. L'alzata però è per la Daskalou, che non si fa pregare. Due pari. E la mette a terra, due pari. C'è Conello. L'ex Hermé al servizio. Centralmente Taillé, 3-2. Emanuela Fiore. Hermea che mantiene il vantaggio. Coraggio ragazzi, ancora Emanuela Fiore. La palla è buona. Ed è out. La conclusione di Arciprete, 4-2 Hermea, avanti così Emanuela Fiore. Al servizio Emanuela Fiore. L'errore di Fiore, 4-3. Metà dei punti di Baronissi sono errori in battuta dell'Hermea. Una pecca che sta pesando tanto oggi sul risultato. Speriamo che le cose cambino. Ed è un ace da parte di Daskalou. Daskalou. Implacabile Daskalou. 4 pari. Imprendibile il servizio. Si dispera Michelangelo Anile. Ancora Daskalou. Questa volta è buona la difesa, ma Taillé non chiude. E da quella parte ci pensa Arciprete. 5-4 Baronissi, 3 punti consecutivi per le ragazze di Dino Guadalupi, che mette di nuovo la testa avanti. Bisogna fermare questa turno di battuta della Daskalou. Ci prova la Delia senza riuscirci. Ancora molto bene Modena. Emanuela Fiore staccata, troppo staccata. 6-4. Prova lo stesso Fiore. 4-0 di parziale per Baronissi. E sempre quando c'è Daskalou al servizio sono dolori. E questa volta finalmente sbaglia, gliel'abbiamo chiamata. 6-5. Bisogna sfruttare queste defiance, le poche defiance finora messe in mostra da Baronissi. Delia, non può arrivarci Fiore. 7-5. Arciprete al servizio. Baciottini, Marutti, buona conclusione di Marutti. Ci arriva dal ligno, ricostruisce l'Hermea. Taillé questa volta va a segno, 7-6. Taillé
Vincenzo Sarantaglia. Taglie, Baciottini, Fiore, non passa la laziale, muro out dell'Ermea, 8-6. Marini Strobe. Maruotti, buona, tocca l'asticella, Maruotti, 9-6. Ancora Strobe. Maruotti Murata, 10-6. Va di nuovo via Baronisi in un lampo. 10-6. Appaiono ancora una volta scoraggiate le ragazze di Michelangelo Anile. Strobe. Barazza. Prova a tirarle su. 10-7. Barbara Baciottini. Gina Anneschi. Delia non può arrivarci. 11-7. Ancora Ermea. Il pallonetto che va a segno, Ilaria Maruotti, 11-8. Ancora Ilaria. La jump. E Gina Anneschi. E mette a segno un altro punto, 12-8. Cambio Baronissi, esce Gina Anneschi e col numero 11 entra Aurora Pistolesi. Va a battere Pistolesi. Palla che forse era out. De lì a Pistolesi che salva. E c'è il 13° punto dei Baronissi. Ancora Dascalù. Time out a Nino. Ancora meno 5. Disparata la situazione dell'Ermea in questo match che vale tanto in prospettiva seconda fase. Ma l'Ermea non sta mettendo il cuore a cui ci ha abituato altre volte. E senza il cuore non si va lontano. 13-8. Ancora Pistolesi. Fiore. E va a segno ancora Baronissi, 14-8. Niente da fare per l'Ermea. Al
Servizio ancora 2-7 sotto e 6 punti sotto, 8-14 l'Ermea. Pistolesi che è al suo quarto servizio consecutivo. Fiore non ce la fa, ci tenta Barazza, ancora Baronissi, Dascalù, difesa out dell'Ermea, 15-8, meno 7, Ermea che deve trovare per forza delle forze, perché altrimenti la partita ha già il suo destino e il muro subito dalla Fiore lo fa vedere molto chiaro a Michelangelo Anile, che prova l'ultima resistenza. 16-8. Ermea che pare non crederci più. 7 che sono messi in equilibrio soltanto nella fase iniziale, poi Baronissi ha preso il largo più o meno velocemente e adesso è a 9 punti dal successo e quindi ai 3 punti che sarebbero pesantissimi per un Ermea che vede veramente nero in questo momento. Ancora Pistolesi, 17-8. Un cambio veramente azzeccato, quello di coach Guadalupi. Pistolesi ha messo a segno 6 punti consecutivi. Ancora una battuta micidiale, D'Elia, il salvataggio. Ancora Modena, Bacciottini che alza per Maruotti. Ferrara le prende tutte e ancora una volta va a segno Baronissi con Alessia Arciprete, 18-8. Titoli di coda che iniziano a scorrere. Ermea che non riesce più a trovare il bandolo della matassa. Ancora Pistolesi. E finalmente sbaglia, l'unica maniera per ottenere il cambio palla, 18-9. Va Jenny Barazza, una delle ultime chance per l'Ermea. Bacciottini, Taglie, invasione da parte di Dascalù, 18-10. Ancora Barazza, quasi ace, si salva fortunosamente Baronissi e Taglie non riesce a punirla per un'inezia, ancora il muro biancazzurro. E poi da questa parte la solita implacabile Dascalù, 19-10. Nettamente superiore Baronissi. C'è Conello. Fiore. Ancora Dascalù e ancora appunto 20-10. Un bazooka Dascalù. Assolutamente inarrestabile per la difesa di Anile. 20-10, solo 5 punti al 3-0. Fiore, out. 21-10.
e questa è la resa definitiva probabilmente. Partita che è finita in un lampo. Neanche un'ora di gioco. Taglie 21-11. Qua Emanuela Fiore. Ma ci vorrebbero 5 miracoli per salvare l'Ermea da questa sconfitta. Maruotti, Delia, Strobbe, ancora Modena, Taglie 21-12. Nella prestazione complessivamente negativa, da sottolineare la buona prova del nuovo libero dell'Ermea, Giulia Modena, che ha sicuramente giocato un buon esordio pur nelle difficoltà di una partita complicatasi quasi subito. E adesso c'è il muro, sarà Taglie 21-13. Ultimi aneliti, speriamo che non sia così, per l'Ermea 21-13. Ed è il 22esimo punto. Dascalù. Taglie muro 23-13. Ancora Dascalù. Fiore riesce a rimetterla in maniera quasi impossibile. 24-13. Undici match ball. Cambio valorissimo, numero 13 da e Guadalupi manda Alissa Ozic in campo per queste ultimissime battute. Ermea che è andata incalando clamoroso dall'inizio del match ad ora. 25-18 il primo, 25-15 il secondo. Dascalù chiude con un ace, 25-13 il terzo. Pesantissima sconfitta per l'Ermea, che la prossima settimana andrà a Pinerolo a giocarsi altre chance di avere un miglior punteggio nella seconda decisiva fase per mantenere la categoria. Ma oggi l'Ermea ha veramente mostrato una brutta immagine di se stessa. Poco cuore, poca combattività. Baronissi ha passeggiato qua al Geo Village. Ribadiamo il finale, 3-0 per Baronissi, 25-18, 25-15, 25-13. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.